Parlamento. Buongiorno a tutti. Professoressa Enrica Parlamento, ci senti? Professoressa? Buongiorno, buongiorno da Serpieri di Avezzano. Sì, salutiamo la Serpieri di Avezzano, salutiamo anche il Moretti di Roseto. Ora, il Serpieri di Avezzano è collegato, presumo, anche soltanto alla sede di Avezzano proprio, però Dovrebbero collegarsi anche le colleghe da Pratola e Castel di Sangro. quindi praticamente il Serpieri di Avezzano ha tre giurie popolari perché è diffusa in tre punti dell'Abruzzo e questa è una cosa che ci fa veramente piacere. Ci saluta la giuria popolare del Delfico Montauti che abbiamo visto, ma non riusciamo a vedere. Poi intanto, ripeto, se ci sente la professoressa Parlamento. Comunque è collegata, comunque. Buongiorno, Ci saluta anche il liceo Cotugno dell'Aquila. Ci saluta l'Adone Zoni di Atri, il liceo Illuminati di Atri era già collegato, quindi siamo veramente tanti, è veramente una bella cosa e io mi appresto, che ora sia, che ora abbiamo fatto? Annino, sei pronto tu? Del principe? Sì, sono pronto. Allora, io chiedo, il mio orologio fa le 9:56, quando il mio orologio farà le 10, cominciamo tra 4 minuti. Va bene. Salutiamo la professoressa Anna Di Bussolo, è presunto. Salutiamo il liceo di Pescara, le tre classi del liceo D'Annunzio di Pescara. Alessandra? Professoressa Parlamento, ci senti? Ci senti, professoressa? Enrica Parlamento. Comunque anche il Gaia Aulenti di Biella è collegato, quindi Annino ci siamo? Sì. Allora, io innanzitutto ringrazio tutti per la presenza. Qualcuno che mi sentite? Sì.
qualcuno che praticamente non è ancora entrato rientrerà quanto prima. La nostra manifestazione di questa mattina sarà molto semplice, è una cosa che ci è stata chiesta da alcune scuole, perché come sapete con le giurie popolari noi facciamo leggere ai ragazzi dei libri che parlano di tante cose, ma non della vita di Benedetto Croce. Per cui questa mattina noi parleremo della vita di Benedetto Croce, parleremo delle opere di Benedetto Croce, il significato della sua presenza nella cultura italiana. Come relatore ci sarà il professor Nunzio Ruggero, che voi vedete già in collegamento, però per cominciare io do la parola all'assessore della cultura del comune di Pescasseroli, a Nino Del Principe, per un saluto. Poi dirò qualcosa io e poi passeremo al professor Ruggero. Vai a Nino. Bene, buongiorno a tutti, grazie Pasquale, e buongiorno al professor Nino Ruggero che ci parlerà della vita di Croce, ecco, della vita di Croce, ce lo farà conoscere meglio. Io do il benvenuto alle nuove giurie popolari che entrano quest'anno in questa grossa avventura che è diventata appunto quella delle giurie popolari. Do il saluto di chi ha fatto parte delle giurie popolari negli anni scorsi. Siamo arrivati all'undicesimo giusto per fare le giurie popolari. All'opera di Pasquale e di Marcella che si sono impegnati tanto in questi 10 anni per raggiungere questo risultato, ecco. Quindi io non mi dilungo oltre, auguro buon lavoro a tutti nella valutazione dei testi che farete nei prossimi mesi e invito tutti a pescare le finali del premio, ma anche in altri momenti di, insomma, chi vorrà venire a Pescasseroli a vedere dove è nato Benedetto Croce, insomma, i luoghi che hanno visto, ecco, Benedetto Croce bambino, ma soprattutto la storia della sua famiglia materna, è il benvenuto. Quindi vi porto il saluto del sindaco e di tutta la comunità e auguro buon lavoro a tutti. Grazie e buongiorno. Sì. Ma bisogna prendere quelli che parlano, tra poco comincia a parlare il professore, quello che parla in primo piano, non lo so. Cioè tu la schermata generale o riesci a chiudere? Pasquale, il microfono. Sì, io preferisco. Poi se si sente l'audio di... Mo' partito l'audio, sta parlando con il comune di Pescasseroli. Pasquale, poi, parla, quello senza il vento. E poi parla il professore, quello farà 40 minuti di direzione. È possibile chiudere i microfoni? Questo è l'invito che io vi faccio. Ma sì. Io poi ho le immagini di Croce, ogni tanto stacchiamo su quello. Vediamo qualche pezzo di audio interessante. Ma forse Pasquale puoi chiuderlo anche tu il microfono? No, io chiedo al dottor Sciarra che dirà i tre Abruzzo se è possibile chiudere il microfono. Tutto qua. Allora, io brevemente spiegherò adesso, soprattutto per le nuove giurie popolari, come funziona il premio Benedetto Croce. Le nuove giurie popolari le vorrei nominare, sono l'Istituto Scolastico Gaia Aurenti di Biella, l'Istituto Mattei di Casamicciola di Ischia e l'Istituto Galilei di Pisa, che non è in collegamento perché avevano altri impegni, e in questa maniera diciamo la nostra presenza è sparsa in tutta Italia, possiamo dire, dal sud. Salutiamo l'associazione di Calabria, che anche quella di Filadelfia di Calabria, che è una novità assoluta,
è presente il premio Croce anche nel nord Italia. Saluto anche le nuove due giurie popolari abruzzesi, che sono le due del Serpieri, oltre alla sede di Avezzano, come ha detto prima la professoressa Pisotta. Io allora riassumo come funziona il premio Croce. Il premio Croce inizia fondamentalmente all'inizio di ottobre, quando noi alle case editrici scriviamo una lettera invitandoli a presentarci le loro candidature, i libri candidati. Ne sono arrivati quest'anno, su 43 giurie popolari che ci hanno contattato, ne sono arrivati praticamente circa 70 di libri, e questi 70 libri praticamente sono stati poi esaminati dalla giuria ufficiale presieduta da Dacia Maraini, e il 15 di gennaio sono state ridotte per il momento a 3 cinquine. 5 della narrativa, 5 della saggistica e 5 della letteratura giornalistica. Il 20 di febbraio questi 15 diventeranno 9, che saranno i 3 finalisti della saggistica, i 3 finalisti della narrativa e i 3 della letteratura giornalistica. Ogni giuria popolare può scegliere a quale di queste 3 sezioni del premio vuole esaminare. I ragazzi potranno scegliere se esaminare i libri di una e di un'altra sezione. I finalisti verranno resi noti e presentati il giorno 1° di marzo con una manifestazione che si terrà in presenza ed in remoto a Pescara, o al D'Annunzio o al Mantonè, che sono le nostre due scuole di Pescara che fungono da giuria popolare. La decisione la prenderemo domani in base a dei problemi logistici che stiamo cercando di chiarire e di risolvere. Io vorrei dire agli amici del Mantonè che molto probabilmente saremo ospiti da loro, però questo, ripeto, lo decideremo domani. Oltre che presentare le giurie, terne dei finalisti, il 1° di marzo noi annunceremo, faremo anche una lectio magistralis in quell'occasione dedicata ai 100 anni dal delitto Matteotti, e il relatore sarà Riccardo Nencini, già parlamentare, già presidente della regione Toscana, grande studioso che ha fatto un libro dal titolo solo sulla vita di Matteotti e anche su quella che è stata la sua tragica fine. A partire dalla settimana successiva noi andremo scuola per scuola, in remoto e in presenza, a presentare i libri finalisti, in modo che i ragazzi potranno, tutti i giurati potranno rendersi conto di quali sono i contenuti dei libri che proponiamo. Il 19 di aprile faremo anche un'altra manifestazione tipo questa di questa mattina. Lo faremo dal liceo Vico di Chieti, dedicate al rapporto tra Benedetto Croce e Francesco De Santis, che sarà che tra l'altro è oggetto di una splendida mostra che l'Istituto per gli Studi Storici di Napoli, nella sede della Fondazione Benedetto Croce, che è di fronte all'Istituto, sta realizzando. Anche per questo noi vi manderemo, come per questa mattina, un invito a partecipare. Sto parlando del 19 di aprile. L'assemblea finale delle giurie popolari invece si terrà a Popoli Terme il giorno 24 di maggio, quindi i ragazzi per leggere e giudicare i libri avranno 2 mesi e mezzo a disposizione sostanzialmente, in cui avranno questo compito piacevole, quello di leggere e giudicare. In questa manifestazione finale, che sarà introdotta da Dacia Maraini con il suo messaggio, ma ci sarà anche il messaggio del presidente dell'Associazione Editori Italiani, Innocenzo Cipolletta, in quell'occasione ogni giuria popolare, in presenza se sarà in presenza o in remoto se non potrà essere presente, nel qual caso ci invieranno dei video della lunghezza di non più di 1 minuto, in cui praticamente dovranno dire: la giuria di Atri ha così votato. Ecco, la giuria di Ischia ha così votato. In questa maniera noi ci facciamo un'idea di quelli che sono i gradimenti da parte delle tante giurie popolari, come vedete già da questa mattina, che lavorano oramai con il premio. Voglio anche ricordare ai ragazzi e ai docenti che, per chi vuole,
nuovo lavoro che i ragazzi faranno di lettura fa parte anche dell'alternanza scuola-lavoro attraverso una convenzione tra il comune di Pescasseroli e l'istituto scolastico che li rappresenta. Questo, diciamo, è la primavera. Il 20 di giugno circa la giuria prenderà in esame il giudizio delle giurie popolari, le potrà confermare o lo potrà anche cambiare, perché poi in questo caso prevale il giudizio della giuria ufficiale e praticamente decidere e indicare quelli che sono i veri vincitori del premio Benedetto Croce 2024. A Pescasseroli nei giorni 25, 26 e 27 ci sarà la premiazione. Il 27 pomeriggio ci sarà la cerimonia di premiazione che sarà preceduta da alcune iniziative culturali di rilievo, tra cui il premio alla memoria che noi ogni anno assegniamo a un personaggio della cultura scomparso nell'anno precedente, che sia italiano o non. Quest'anno la giuria ha deciso di assegnare questa grande il premio alla memoria proprio di Jacques Delors, un grande europeista che è scomparso proprio negli ultimi anni del 2023. Vorrei ricordare che quest'anno è l'anno dell'Europa, se ne parla tanto, non solo perché ci saranno le elezioni europee, ma anche perché il ruolo dell'Europa in quello che sta accadendo in questi giorni in tutto il mondo è sempre un elemento di riflessione. Persino la protesta dei trattori, che si diffonde oramai in tutte le nazioni d'Europa, ha come obiettivo e come interlocutore principale la Comunità Europea. E quindi l'opera di Jacques Delors, che ha costruito l'Europa, il senso di questa costruzione è giusto pure che sia oggetto di riflessione da parte di un premio dedicato a Benedetto Croce. Questo è il funzionamento del premio. Lo vorrei dire soprattutto agli amici di Casamicciola che mi hanno chiesto di illustrare come funziona il premio. Questo è. Noi abbiamo oramai nelle nostre giurie popolari, che sono 40 scuole, ma non solo, ci sono associazioni come quella calabrese, come quella di Torino, ci sono associazioni come le associazioni del comune di Pescasseroli, ci sono due carceri, un carcere di Pescara, il San Donato, che ha annesso, cioè che lavora e collabora anche con la scuola Mantonè, ma ci sono anche il carcere di Sulmona, che è un carcere di molto molto rinomato e in termini positivi e qualche volta purtroppo anche in termini negativi, ma che fondamentalmente svolgono una funzione importante nell'economia e nella società di oggi. Questo è quello che io vi dovevo dire. Io finisco qua, vi invito a ascoltare adesso con grande attenzione il professor Nunzio Ruggero, che parlerà della vita e dell'opera di Benedetto Croce. Questo lo dedichiamo ai ragazzi che ce l'hanno chiesto, ma a tutti i ragazzi che sono presenti, perché è giusto che chi era Benedetto Croce, grande abruzzese, grande italiano e grande europeo, sia pure noto a loro, che sono i giovani che saranno classe dirigente domani. Quindi io finisco qua, la parola al professor Ruggero. Bene, bene, io ringrazio il presidente Pasquale D'Alberto per l'invito, per la proposta di partecipare a questo bellissimo evento. Saluto tutti gli studenti, sono tanti, saluto i colleghi, gli insegnanti e anche, se ho ben capito, i detenuti, se ci sono anche loro inclusi dentro questo nostro evento di oggi. Certo, è un compito difficile quello che mi chiede Pasquale D'Alberto, perché riassumere in poco tempo, in mezz'ora credo, il percorso di 60 anni di attività intellettuale di un grande, grande filosofo e critico del Novecento italiano ed europeo non è cosa semplice. Lo definì un grande critico che si chiama Gianfranco Contini, lo definì sommo atleta della cultura, proprio perché ne riconosceva quella capacità di dominare le più diverse discipline, no? Dall'erudizione storica all'estetica, la logica, no? L'economia, la critica letteraria,
l'etica, la politica, anche con i tanti impegni che lui assunse durante il periodo in cui fu ministro della pubblica istruzione. Insomma, l'opera di Croce è un'opera molto vasta, quindi non è cosa semplice riassumerla in poche battute, però io vi propongo di percorrerla attraverso una scansione di date. Proviamo a fare un esercizio di memorizzazione, come un gioco sul numero 3 in particolare. Vi propongo Professore, non si sente più. Io non sento più, almeno. Devi riattivare il microfono. Il microfono. Mi sentite? Sì, adesso sì. Benissimo. Ricomincio da capo? Bene, allora riassumo molto velocemente. Dicevo, oltre ad avere ringraziato Pasquale D'Alberto, aver salutato tutti gli studenti, l'evento è molto bello, sono molto felice di partecipare, parlavo soprattutto della difficoltà di ripercorrere una sessantennio di attività intellettuale di un grande gigante della cultura italiana ed europea, Gianfranco Contini, che è stato un grande critico, un grande filologo, scrisse un piccolo saggio, ma molto importante, che si intitola La parte di Benedetto Croce nella cultura italiana, è uscito con Einaudi, e lui lo definì sommo atleta della cultura, proprio per la sua capacità di dominare, di governare i campi più diversi, dall'erudizione storica, perché lui all'inizio cominciò proprio come studioso di erudizione, di cultura letteraria e addirittura di dialetti e di cultura popolare, fino all'estetica, dall'economia alla critica letteraria contemporanea, occupandosi dei maggiori scrittori del suo tempo, dall'etica alla politica e naturalmente anche con il notevole impegno politico che di fatto si tradusse anche nell'attività ministeriale alla quale poi faremo qualche accenno nel 1921. Ma siccome non è facile percorrere, come dicevo, la biografia di questo sommo atleta della cultura in così poco tempo, proviamo a individuare sette date che scandiscono da un decennio all'altro i passaggi fondamentali della sua vita, della sua attività. Sette date che coincidono con momenti molto importanti sia nella storia personale di Croce sia nella storia del nostro paese e anche nella storia dell'Europa. Queste sette date che io vi enumererò possono funzionare anche come esercizio di memorizzazione per gli studenti che fanno fatica certe volte, no, con la cronologia. Ebbene, se noi andiamo di decennio in decennio troveremo 1883, il terremoto di Casamicciola, 1893, 10 anni dopo, un importante discorso tenuto all'Accademia Pontaniana con la quale egli muove il primo attacco al positivismo italiano, e poi spiegheremo bene perché. 1903, 10 anni dopo, la fondazione della Critica, la rivista, una delle riviste più longeve della storia culturale italiana, soprattutto perché fondata e diretta da un solo uomo e che attraversò tutta la vita di Croce. Vi vorrei ricordare che questa rivista la potete consultare, se poi vorrete poi vi darò delle indicazioni, ma è molto semplice, cercate Croce in digitale sul portale della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce e potete sfogliare tutti i numeri della rivista. È un lavoro che è stato fatto dalla Sapienza di Roma e che è disponibile sul portale della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, che vi consente di ripercorrere le opere maggiori che Croce prima pubblicava sulla rivista, La Critica appunto, e poi pubblicava in volume, raccoglieva in volume. Dunque dicevo, 1883, il terremoto di Casamicciola, e diremo qualcosa. 1893, la memoria tenuta all'Accademia Pontaniana sulla storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte,
cioè un approccio molto diverso rispetto al modello storiografico che era stato imposto dal positivismo italiano ed europeo in quel tempo. 1903 la critica, poi avremo 10 anni dopo, 1913, Teoria e storia della storiografia, un libro fondamentale sul metodo dell'attività storiografica che apre alla grande stagione del primo dopoguerra del Croce storico, con i 4 grandi capolavori della storiografia crociana. Poi ancora, 10 anni dopo, 1923, il discorso di Muro Lucano, quindi parliamo di un paesino della Basilicata, il dovere della borghesia nelle province napoletane, un discorso di cui diremo qualcosa perché è molto importante proprio in funzione antifascista, perché siamo ormai entrati in una nuova fase della storia italiana e anche europea. 10 anni dopo, si parlava di Europa, no? Si parlava di Jacques Delors, Pasquale D'Alberto parlava di Jacques Delors, la conferenza del 1903 tenuta a Oxford nell'ottobre, ecco, sulla difesa della poesia. Un altro importante passaggio della storia di Benedetto Croce. E infine 1943, anche se Croce morirà poi circa 10 anni dopo, i bombardamenti di Napoli che causano, ma non solo di Napoli, anche quelli di Milano, insomma, che causano durante la Seconda Guerra Mondiale delle immani distruzioni, delle gravissime distruzioni. Questi passaggi a me sembra che possano aiutarci a fare un percorso, a costruire un tragitto che non a caso io vi propongo, parte da una catastrofe e si chiude con un'altra catastrofe, parte dal terremoto di Casamicciola che sollecita in Croce, oltre che il dolore, la tragedia personale, anche tutta una trasformazione interiore che lo porterà a diventare scrittore, studioso, raccoglitore di tradizioni popolari. Ogni volta che c'è un evento tragico, Croce oppone al dramma, no, della vita, agli oltraggi portati dagli eventi, dagli uomini contro gli uomini o dalla natura contro gli uomini, egli porta uno sforzo di risarcimento, uno sforzo di cura, uno sforzo di, come dire, riparazione dei danni subiti. La funzione intellettuale di Croce, attraverso la parola, attraverso gli studi, attraverso la scrittura, la filosofia, la letteratura, è proprio quella di agire per una funzione quasi terapeutica verso la condizione umana oltraggiata spesso dagli eventi naturali, in molti altri casi invece dagli eventi umani che sono causati dalla violenza degli uomini sugli altri uomini. E allora partiamo dal 1883, c'è la scuola di Casamicciola, il terremoto che il 28 luglio fa crollare la casa nella località di Ischia, che è appunto Casamicciola, località termale molto famosa, dove la famiglia Croce, che era una famiglia benestante, come diverse famiglie benestanti, trascorreva le vacanze. Siamo appunto alla fine di luglio. Crolla la casa, muoiono i genitori di Croce, la sorella di Croce, il fratello non era lì e quindi si salva perché era a Napoli. Croce rimane travolto dalle macerie, subisce danni gravi permanenti sulla sua salute, ma sopravvive naturalmente e da orfano ricomincia piano piano un percorso di vita come un sopravvissuto che deve ricominciare da zero. Viene affidato alle cure di Silvio Spaventa, il quale lo riceve a Roma e quindi lo ospita e ne è il suo tutore, è il tutore appunto di Croce. Durante questo periodo per Croce è molto importante recuperare tutto quel passato distrutto, i valori della famiglia, i valori delle tradizioni popolari che passavano attraverso i detti familiari della servitù di casa, del cocchiere, delle donne di servizio,
quei tanti proverbi popolari che costituiscono nel giovanissimo Croce uno dei primi motivi di attaccamento alla vita culturale napoletana. Croce è nato a Pescasseroli, ma già da bambino viene condotto a Napoli, quindi è come se dopo la morte dei suoi e quindi dopo la catastrofe familiare lui avesse bisogno di ricostruire in qualche modo un mondo attraverso gli studi che sono tutti orientati verso la sua città, e così diventa un erudito di storia locale, di letteratura napoletana, di dialetto, che diventa per lui una delle, diciamo, dei veicoli principali dell'affettività materna, dell'affettività familiare, del rapporto con la città che lo, che naturalmente dove lui sceglie di vivere dopo che ha lasciato Roma, una volta che ha raggiunto la maggiore età, e si può trasferire di nuovo a Napoli. E lì comincia proprio da esperto. Avete difficoltà ad ascoltare il mio audio? Scusate, vedo un messaggio che dice che hanno problemi di audio, però io mi auguro che voi stiate sentendo tutti quanti, perché io ho il microfono acceso. Io sento bene. Ah, bene, quindi è un problema locale, quindi andrà risolto a parte. E dunque noi, nel periodo che va dal 1883, quando Croce è orfano e sopravvissuto alla catastrofe familiare, al 1893 Croce non è altro che un erudito pienamente inserito dentro la cultura del positivismo italiano, che era fondato sulla ricerca dei documenti, sulla idea della scienza come grande strumento di osservazione della realtà e quindi di analisi anche dell'arte, della cultura, della letteratura. Croce è sostanzialmente, proprio in quanto discepolo dei maggiori eruditi del tempo e filologi e letterati del tempo, un suo modello sarà Carducci, naturalmente, è uno studioso di erudizione storica e letteraria. Poi, durante questo decennio, comincia a maturare attraverso i contatti con filosofi, si va dal marxismo che veniva professato da Antonio Labriola, che egli conobbe a Roma, fino all'estetica, alla scuola estetica di Francesco De Sanctis, ne parlava Pasquale D'Alberto, che sarà un suo incontro fondamentale, non personale, ma sicuramente gli scritti di De Sanctis costituiranno un antidoto fondamentale per superare quella che era appunto l'indigestione positivistica di documenti, materiali, carte che lui aveva condotto durante la sua giovinezza, e per acquisire un metodo. Il materialismo storico da una parte, l'estetica hegeliana dall'altra, costituiscono come un orientamento che aiutano a governare l'immane, sterminata congerie di carte che un letterato, un filologo positivista doveva governare negli anni Ottanta, che sono gli anni della sua formazione. E quindi cosa fa nel 1893? Tiene una conferenza, una lezione presso l'Accademia Pontaniana, che è la più antica accademia d'Italia, era appunto l'Accademia Pontaniana di Napoli, che intitola La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, che già vi dà nel titolo l'idea di un approccio tutt'altro che positivistico al tema storiografico. Lui doveva rispondere a una domanda: la storia è scienza? All'inizio del suo percorso riteneva che la storia fosse scienza, poi si accorge che il punto di vista dello storico e la narrazione attraverso la quale lo storico deve naturalmente mettere su carta il racconto storico non sono degli elementi di scarso rilievo, ma hanno un impatto fondamentale, hanno una valenza forte. La storia è anche scienza, ma è anche arte, e arte e scienza perché è inevitabilmente soggettiva, è il soggetto che racconta, è il soggetto che raccoglie le carte, è il soggetto che le articola in un discorso storiografico. Questa conferenza stupisce tutti i suoi amici storici, che non si aspettavano naturalmente una posizione così polemica nei confronti degli scienziati del discorso storiografico positivista, e avvia la grande lotta contro il positivismo che Croce condurrà per molti anni, fino almeno alla Prima Guerra Mondiale, insomma, che è il periodo di maggiore antagonismo, direi proprio
culturale di polemica militante nei confronti del cosiddetto positivismo delle cattedre, i professori che dominavano il mondo universitario italiano e che erano tutti ancorati nel metodo positivista che aveva in qualche modo rappresentato un approccio obbligato e assai asfittico ai temi della cultura. L'arte ne risultava profondamente mortificata. È per questo che dal 1893 al 1903 comincia un percorso di grande ricerca nel campo dell'estetica. E lì Croce in qualche modo riscopre De Sanctis, ripubblica gli scritti De Sanctisiani e comincia a ragionare sul tema dell'arte. Che cos'è arte? Che cosa è poesia? Questo condurrà nel 1902 a libro capitale nella storia della cultura italiana ed europea, ma anche un libro importante per la carriera di Croce, che è l'Estetica, 1902, un anno prima di fondare la rivista che sarà come il braccio secolare, cioè l'applicazione materiale e direi pure proprio l'azione intellettuale concreta attraverso la quale poteva naturalmente come dire, mettere in pratica i principi dell'estetica che aveva elaborato nel decennio precedente, quello che andava dal 1893 al 1903. Ora, io vi ho parlato della catastrofe di Casamicciola, 1883, il terremoto che causò appunto migliaia, decine di migliaia, migliaia di morti. Ma l'anno dopo, nel 1884, un altro grave evento aveva segnato la storia di Napoli ed era il colera. Voi saprete che l'epidemia colerica del 1884 causò decine di migliaia di morti. Anche questa catastrofe incide molto sulla coscienza culturale di Croce, a parte i molti letterati morti, i molti amici che scomparvero in quel periodo, gli esponenti della vecchia generazione che furono colpiti dal morbo, ma soprattutto la cosa che contava di più è che la città veniva investita da un processo inevitabile di ristrutturazione delle strade, dei palazzi, il cosiddetto sventramento. Era necessario sventrare Napoli, bisognava in qualche modo che la città potesse essere non dirò rifatta, ma sicuramente attraverso criteri di diciamo razionalizzazione del suo impianto urbanistico essere una città più moderna, e quindi le grandi strade sul modello francese dei boulevard, no, del barone Haussmann, dovevano tracciare dei percorsi all'interno di una città invece affollatissima e piena di vicoli, di fondaci, di stradine e di vecchi palazzi che venivano naturalmente inevitabilmente investiti da problemi igienici di gravissimo impatto sulla società, di qui l'impossibilità di soccorrere persino ai malati e ai cadaveri che erano stati che si ammassavano dentro le strade di Napoli durante l'epidemia dell'84. Che cosa fa Croce di fronte a questa altra grande catastrofe? Lui cerca di lavorare per risarcire i danni che vengono compiuti sulla città in seguito allo sventramento, l'abbattimento delle strade, l'abbattimento dei palazzi, delle chiese, e quindi riesce attraverso la fondazione di una rivista che vi vorrei ricordare perché è molto importante, si chiama Napoli Nobilissima, a creare il primo strumento di monitoraggio del territorio urbano investito da questo processo di sventramento e di rifacimento del tessuto edilizio urbanistico della città, quello che era stato chiamato il risanamento, che dal 1886 coinvolge naturalmente la città. E durante questo tempo gli intellettuali si pongono il problema del cambiamento, ma anche si pongono il problema del recupero della memoria storica degli edifici abbattuti. Come vedete, ve l'avevo già detto prima, la funzione di Croce è quella di risarcire, la funzione di Croce è quella di porre riparo ai danni, una funzione civile dunque. Un intellettuale che deve preoccuparsi di intervenire anche sulla realtà, sulle condizioni, per esempio, storico-artistiche della sua città. In questo modo, appunto, va a fondare una rivista
nel 1891-92, che si chiama Napoli Nobilissima e che ha proprio lo scopo di governare il cambiamento della città attraverso una commissione che doveva andare a definire come venivano modificati i nomi delle strade e attraverso un controllo delle speculazioni edilizie, un controllo degli atti di cattiva gestione dei beni culturali. Una rivista che introduce non solo in Italia ma in Europa l'idea di monitoraggio del bene culturale. A noi interessa perché poi vedrete quando andremo più avanti che Croce sarà ministro dell'istruzione e potrà varare durante il suo periodo nel 1921-22, tra il 21 e il 22, la prima legge sul paesaggio italiano, che è poi quella che ha introdotto in Italia una cultura della tutela del territorio. Ma andiamo per gradi, il percorso è molto fitto di eventi, di date, di testi, ma noi dobbiamo selezionare e quindi fermiamoci un momento al 1903. Questa data è importante perché nel 1903 Croce fonda La Critica. La Critica è una rivista che ha proprio lo scopo di esaminare la produzione letteraria, storica, filosofica di inizio secolo e che viene fondata nel 1903, come vi dicevo, non a caso, subito dopo avere pubblicato il volume dell'Estetica, 1902. È necessario che noi mettiamo in rilievo la funzione di questo libro, l'Estetica, perché attraverso La Critica estetica Croce porta naturalmente l'attacco definitivo all'assetto positivista della cultura, perché nel 1902, con la pubblicazione dell'Estetica, lui va a introdurre nella cultura italiana l'idea dell'opera d'arte fondata su gli insegnamenti che De Sanctis aveva appreso da Hegel, cioè l'idea dell'arte come forma, cioè come sintesi tra contenuto da una parte e forma dall'altra. Croce parla di intuizione artistica e poi di espressione artistica. Attraverso questo passaggio dall'intuizione all'espressione, egli cerca di elaborare l'idea che le opere d'arte hanno valore universale, cioè quello che è il concetto essenziale di Croce, il concetto di autonomia dell'arte. L'arte, da questo punto di vista, vale per se stessa perché può attraversare i confini dello spazio e del tempo ed è sempre valida. Un'opera di Shakespeare, come l'opera di Omero, l'opera di Dante, possono attraversare le barriere dello spazio e del tempo, possono essere rappresentate in Australia, come in Giappone, nel 1930, come nel 2024, ma ancora possono appartenere a qualsiasi, diciamo, epoca e a qualsiasi luogo e avranno sempre qualcosa da dirci, grazie appunto a questo valore dell'arte, sintesi tra intuizione ed espressione. L'opera d'arte diventa appunto svincolata nel suo valore universale dalle condizioni di spazio e di tempo. La grande arte, naturalmente. Attraverso La Critica, Croce cercherà di far, diciamo, di affermare questo metodo estetico che si fonda sul concetto della cosiddetta distinzione, la dialettica dei distinti. Vi devo dire qualcosa sull'etimologia della parola critica. Critica viene da crino, parola greca che vuol dire separo, distinguere, e quindi la capacità di Croce di distinguere ciò che è arte da ciò che non è arte. Quando la sintesi tra intuizione ed espressione giunge al massimo grado del capolavoro artistico e quando invece c'è uno squilibrio tra queste due dimensioni dell'arte che portano a produrre opere di bassa letteratura. Bisogna imparare a distinguere i grandi autori, le grandi opere, dai testi invece di valore più modesto. Dunque, scegliere. Dunque il coraggio della scelta, la responsabilità dell'azione che separa e distingue.
questo fa della Critica una rivista straordinariamente importante. Attraverso la rivista Croce lavorerà non soltanto sul versante letterario, attraverso un grande lavoro di saggistica letteraria dedicata a Verga, Salvatore Di Giacomo, Capuana, Matilde Serao, si occuperà di Pirandello, di Pascoli, di D'Annunzio, di De Sanctis. Tutta la letteratura dell'Otto e dell'inizio del Novecento sarà appunto passata attraverso il vaglio della Critica crociana e potrà essere sistematizzata in saggi che sono rimasti memorabili e che costituiranno l'impianto di un'opera in sei volumi che si chiama La letteratura della Nuova Italia, il primo canone della letteratura italiana, diciamo proprio diciamo individuato e costruito attraverso questo lungo percorso critico che dura più o meno tra il 1903 e il 1913, quando la fase del croce critico di letteratura contemporanea va esaurendosi, dal 1903 al 1913, una scansione di 10 anni. Sulla Critica poi ci sarà il sostegno fondamentale di Giovanni Gentile, che era il filosofo col quale gli condivideva la sua produzione sulla rivista. Gentile in particolare si occupava di filosofia e quindi produceva soprattutto articoli dedicati a temi di carattere filosofico e storico filosofico. Dunque, a partire dal 1913 comincia diciamo una fase nuova nella storia di Croce, quella che lo porterà a fare dei passi avanti di nuovo sul tema della storia, che era il tema che noi avevamo enunciato prima e che tanto lo appassionava e che era destinato a diventare, diciamo, l'argomento di principale interesse, il tema di principale rilievo nella sua biografia intellettuale. E gli va elaborando un'opera che si chiama Teoria e Storia della Storiografia, che appunto veniva scritto tra il 1912 e il 1913, veniva pubblicato poco dopo in Germania, in tedesco. Croce è un intellettuale europeo, Croce è un intellettuale che dialoga soprattutto con i filosofi, con gli storici, ma anche con i filologi della Germania. Alcuni saranno gli amici di una vita, penso per esempio a un grande filologo e critico che si chiama Karl Fossler, col quale Croce ebbe un carteggio di straordinaria importanza che gli predilesse come il carteggio più importante della sua carriera, uno scambio di lettere tra Monaco e Napoli che veramente ci racconta il dialogo di due grandi intellettuali europei. E durante questo carteggio va maturando appunto nel percorso intellettuale di Croce quest'idea della storia, della storiografia etico-politica. Che cos'è la storia etico-politica? Che cos'è l'idea di storia come atto di intervento militante sulla società? Ebbene, lui innanzitutto elabora un concetto che sarebbe bene che tutti i ragazzi conoscessero, perché è rimasto uno dei concetti più celebri, l'idea che ogni storia è storia contemporanea. Cosa voleva dire Croce con questo? Voleva dire che la storia è storia contemporanea perché è legata all'atto dello storico, che è un uomo del suo tempo e che quando traccia un suo discorso storiografico risente sempre dell'influenza dell'epoca nella quale egli vive, quindi delle vicende culturali, politiche, delle influenze che direttamente incidono sul suo discorso, sul suo lavoro. Ogni storia è storia contemporanea, vuol dire appunto che ancora una volta, come avevamo detto con la storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, è la riflessione di Croce sulla posizione soggettiva dello storico, sulla sua responsabilità. E quindi torniamo al grande tema etico di cui Croce è appunto portatore. Dunque, la storia, la teoria e la storia della storiografia sono destinate ad essere la guida verso una fase nuova nella
pensiero crociano. Non sarà più il croce critico, il croce filosofo, ma sarà il croce storico ad assumere appunto un ruolo dominante nell'Italia del tempo, perché nel frattempo, voi sapete, c'è la Prima Guerra Mondiale che costituisce uno spartiacque di dimensioni epocali, che porta naturalmente anche in croce un profondo turbamento esistenziale, ma anche appunto la necessità di dare un nuovo assetto al suo lavoro. Un assetto che naturalmente doveva tener conto dei mutamenti epocali che erano stati introdotti dalla Grande Guerra. Qual era per Croce il grande, il grande motivo di preoccupazione e di partecipazione militante? Il tema della crisi dell'Europa. La Prima Guerra Mondiale costituisce una catastrofe di un'idea di Europa alla quale egli aveva aderito, un'idea di Europa come Repubblica delle Lettere, come spazio dialogico, come luogo di costruzione di un discorso comune anche nelle differenze. Croce in questo fu un grande erede dell'umanesimo europeo che guardava allo scambio tra gli intellettuali delle nazioni europee come appunto un elemento di nutrimento della cultura occidentale. In questo senso la guerra si può considerare che interviene come a decretare quasi una sorta di drammatica, tragica, minacciosa finis Europae, come si direbbe in latino, cioè fine dell'Europa, la catastrofe europea. E quindi comincerà una fase nuova, perché ci saranno naturalmente i nazionalismi, ci sarà il fascismo e il nazismo che andranno a turbare ulteriormente, insomma, la condizione culturale, politica e civile dell'Europa. Sappiamo che nel 1922 c'è la marcia su Roma, che naturalmente costituisce il passaggio alla dittatura fascista. Non a caso io ho scelto il 1923 come una data importante. Il discorso di Muro Lucano, un paese della Basilicata, dove lui si presenta per inaugurare una sente più, non si sente più. Nunzio, non ti sento. C'ero. Non sentiamo più.
Credo che il professore abbia il microfono spento. Aspetta un attimo. Anni. Non si ascolta, c'è la... che nessuno sente. Io non sento più da un po'. Sentite? A te sì. Professore, non lo sentiamo più però da un po'. Nunzio, prova a uscire. Non si sente. Da Muro Lucano io non sento più, diciamo. Prova ad uscire e a rientrare. Sta facendo una cosa. Sta provando a uscire e a rientrare. Professore, Pasqua, qui gli segna il microfono spento al professore. Pasquale, Pasquale. Ecco qua. Professore? Professore Ruggero? Pasqua, provalo a sentire al telefono, perché... Ci sto provando, se un attimo. Gli segna che il microfono è spento, ma non so se... No, e io gli altri li sento, a te che non riusciamo a sentire. Vedi un po', vedi un po'. Adesso prova diversamente, probabilmente dipende da lì, da loro. Voi mi sentite a me? Sì.
Sì, Pasquale, sì, sì, sì. Sì, ti sentiamo, Pasquale. Ti sentiamo. Allora, sì, sì, un attimo che sta provando a risolvere il problema diversamente. Chiediamo scusa, è un attimo che il problema riguarda Napoli, non riguarda noi, quindi come vedete molto spesso la periferia è più efficiente delle metropoli. Sta cercando di rientrare col telefonino, evidentemente è qualcosa che riguarda lì l'università da dove... Professore Ruggero, mi senti? Grazie.